Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi faremo una recensione di due libri. I due libri che andrò a recensire oggi hanno in comune due cose. La prima sono due raccolte di racconti, la seconda parlano del tempo. Ma come lo intendono il tempo? Allora, il primo è una raccolta all'Einaudi che si chiama proprio Viaggi nel tempo ed è una raccolta con un sacco di autori da Poe a Bradbury. A Wells, ovviamente Wells è uno dei più famosi perché è uno dei primi che introduce la letteratura, diciamo, di tipo del viaggio, il concetto di viaggio nel tempo nella letteratura, anche se molti, ad esempio Poe, già l'aveva sperimentata con un altro tipo di viaggio. Ecco, non un processo, qualcosa che fa dilatare o espandere il tempo, quindi ci fa vivere il tempo in maniera più veloce o più lentamente, come nel caso del racconto di Wells, ma Poe, ed è uno dei racconti che più mi è piaciuto, racconta un tempo molto particolare. Infatti, nel racconto di Poe ci troviamo davanti a dei Malmstrom norvegesi. I maelstrom sono dei fenomeni naturali che formano lungo le coste dei paesi nordici, spesso in Norvegia, dei turbini, diciamo, molto pericolosi. E il personaggio di Poe racconta appunto che lui una volta è arrivato a toccare il fondo di un maelstrom. Ma per come racconta Poe, veramente ci sentiamo trasportati con lui all'interno del Maelstrom. Quindi anche questo è un bellissimo viaggio che compiamo insieme al protagonista. Racconto che mi è piaciuto anche di questa raccolta è quello di Bradbury. Siamo in un futuro dove è possibile tornare all'epoca preistorica per andare addirittura anche a caccia, organizzare dei safari. L'importante, ed è una tematica che ricorre spesso in questi racconti, sui viaggi nel tempo è che tutto venga lasciato così com'è, non dovrà essere calpestato nemmeno un filo d'erba. E cosa succede? Cosa succede in questo racconto se il protagonista calpesta un filo d'erba? Beh, altro racconto che mi è piaciuto tanto è quello di Mac Reynolds. Mac Reynolds fa un excursus storico. Il nostro protagonista si presenterà a Venezia e investirà una moneta a dei veneziani del 1300. I veneziani non conoscono questa moneta, ma decidono di, diciamo, stipulare un contratto con questo sconosciuto. E andremo avanti ogni 100 anni fin quando vedremo cosa succederà. Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Poi in questo periodo io sto amando particolarmente i racconti, quindi ok. È un periodo da racconti, non so perché, ma ok. Secondo libro che andremo a recensire è Roberto Vecchioni, Viaggi del tempo immobile. Molto particolare, meno intuitivo come libro di viaggi nel tempo raccolta dall'Einaudi, perché qua stiamo un attimino ad analizzare il tempo attraverso persone, epoche storiche diversissime una dall'altra e analizziamo il tempo in maniera molto molto metafisica talvolta. Ci troviamo addirittura la storia di Alessandro Magno. Alessandro Magno visto come qualcuno che vive le cose perché già le ha viste in un viaggio indietro nel tempo, compiuto da lui stesso. Detta così, capisco che non può essere molto chiaro. È veramente molto complesso questo libro. Sono dei racconti, ma ad esempio io consiglio di leggerli separatamente, non prendere il libro e leggerlo tutto, perché può risultare non pesante, ma una bella botta. Invece, letti singolarmente, magari un racconto al giorno, è diverso, ecco. Ci troviamo anche con Cervantes ad un certo punto, perché comunque tutta la storia, tutto il filo narrativo è gestito da un dio, un immortale, che ha accompagnato diversi personaggi in diverse epoche storiche e racconta agli altri dei quello che ha visto e come si sono comportati gli uomini per
a cui diciamo lui si affiancava. I racconti più belli sono gli ultimi due e sono le partenze e i ritorni. Sono un'analisi di grandi partenze e di grandi ritorni, esempio il ritorno di Ulisse o la partenza di una nuova vita, insomma, sono veramente un buono spunto di ricerca. Ci discostiamo completamente dai viaggi nel tempo, come li intende Raccolte Inaudi. Ecco, ci affacciamo più a un tempo molto particolare, molto più romanzato e molto più ricco di, non di fantasia, ma di, perché anche comunque per scrivere determinati racconti, come quello di Poe o di Bradbury, ci vuole tanta fantasia, ecco, contestualizzandoli alle epoche dove hanno vissuto, dico quindi, qua invece è un grande esercizio di Vecchioni e vorrei leggere qualche altra cosa di Vecchioni, magari un romanzo, perché questo l'ho ritenuto bello, ma letto con la voracità con cui leggo io può non andare a noia, ma essere una lettura abbastanza particolare. Quindi, piccoli viaggiatori del tempo, io vi auguro buone letture e al prossimo video. Ciao!